サイレントで攻める。俺のハイスピードハンターショットだ。Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Captain Tsubasa Dream Team. Allora ragazzi, siamo tornati, come vedete alle mie spalle, con questo banner, con la seconda parte del banner San Valentino, che contiene al suo interno giocatori interessanti. Allora, innanzitutto ci tengo a ringraziare. In questo periodo sono stato non presente come sempre, nel senso che non abbiamo fatto una miriade di video come facciamo sempre. Ne abbiamo fatti di meno, ma nonostante ciò, sia nel nostro gruppo Telegram, al quale vi ricordo, per iscrivervi basta contattarmi a @cataldo91, il mio tag su Telegram, che altrove avete sempre chiesto: Cataldo, nuovo video, quando esce un nuovo video? Allora l'occasione è arrivata, perché qua oggi, dopo ho fatto una rapida player review, vi dirò la verità, vedremo miei pool insieme a quelli di del mio caro amico Francesco. Quindi è contingentato questo video, ci sono sia i miei pool che quelli di Francesco, quelli di un nostro iscritto. Quindi un ritorno particolare nella versione pullo io e pullo per Cataldo, insomma, messi insieme. Finora non l'avevamo mai fatto. Allora, partiamo dalla player review. Allora ragazzi, ci tengo a sottolineare che per me questi sono tre ottimi giocatori. Riassumendo il tutto, la loro pecca principale sta nella collocazione dei bond. In come i bond sono, diciamo, come si attivano. Ecco, diciamo così. Allora, partiamo con ordine. Achilleus Romano, che è italiano, ma che io vi devo dire, qua c'è una battutina, con il dribbling dell'Iliade ce lo fanno, anche perché Achilleus, capito, ce lo fanno sempre più avvicinare a un italo greco, insomma, questo romano proveniente dalle giovanili di Atene. Come vedremo, tutti i giocatori sono delle giovanili di il club. Allora, i parametri sono dribbling 7844, tiro 8808, passaggio 6496, poi 6716 il contrasto, 3490 il blocco, 6761 l'intercettazione, velocità 6434, 6348 la potenza, la maestria è 5169. Il grafico è questo, la nuova funzionalità, diciamo, abbastanza carina, devo dire. E allora, attenzione, l'abilità passiva è: quando vinci un contrasto, tutti i parametri più 15, quindi massimo due volte, e quindi superando due persone prendi un più 30% dei parametri, ok? Cioè due matching prendi il 30% dei parametri. Allora, le tecniche sono, come ho già detto, il dribbling dell'Iliade, 4,40 di impeto massimo e 2,55 di consumo stamica. Tiro in corso di Achilleus a 4,75 di impeto massimo e 4,35 di consumo stamina. E poi scivolata d'assedio e passaggio travolgente come tecniche A. L'abilità passive, vediamo. Allora, anzi, in realtà questo qua, proprio il discorso che c'ho all'inizio, vale un po' meno per questo. Perché, se non erro, questo ha una cosa. Allora, se ci sono tre o più giocatori di tipo agilità, parametri di tutta la squadra più 2%, va bene, fin qua ci siamo. E poi chiede: se ci sono tre o più giocatori non giapponesi, parametri della squadra avversaria meno 3%. Quindi, in realtà, questo si potrebbe inserire in un contesto straniero, blu. No? Di base straniera blu, o comunque con tre stranieri blu presenti, si attiva il suo bond. Comunque cozzano i colori, diciamo. Rispetto al passato. Poi immunità a neviche e mandorle neve, resistenza a pioggia e pozzanghere, e invece il consumo stamina ridotto del 20% è interessante come abilità latente. Un giocatore nel suo complesso
buono, può fare il CA. Diciamo, è buono, ha un bel tiro, un bel dribbling. La potenza è un po' più bassa, ma va detto che se vince il contrasto, però è un giocatore che devi saper utilizzare, chiaramente, perché sprigiona la sua massima potenza dopo aver superato un tot di giocatori, quindi lo fai matchare con chi può passare agilmente, già diventa il 15% più forte, già il 15% in più a queste statistiche non è male. Poi il trend è la sublimazione, insomma. Questo per quanto riguarda Achilleus Romano. Avevo detto che sarei stato rapido, però poi io mi dilungo. Allora, cerchiamo di correre più velocemente. Qui abbiamo Hidalgo, che è francese proveniente dalla Legione di Parigi. Allora, 7.428 di dribbling, 10.925 di tiro. Poi, passaggio 7.360, contrasto 4.000, blocco 1.932, intercettazione 7.242. Velocità 5.856, potenza 6.563, maestria 7.691. Allora, lui è killer di trequartisti e mediani contro i CA e i CD, prende il più 20% dei parametri. Tecnica principale tipo S, passo silenzioso, è un intercetto. Tiro al volo silenzioso. E poi ha dribbling convinta e passaggio probabilmente ad alta velocità. Attenzione, le cose importanti sono l'autointercetto e il sigillo di una tecnica speciale causale dell'avversario. Casuale dell'avversario. Ha 80% di attivazione, 70% invece l'intercetto. Il legame, se ci sono tre o più giocatori non giapponesi di tipo tecnico, parametri di tutta la squadra, più 2,5. È quello che vi dicevo prima, la pecca di questi giocatori, la distribuzione dei legami. Cozzano con il. Già gli incassi sono difficili e cozzano con quelli precedenti. Ma io ho fretta, ottimo Hidalgo, ottimo. A parte questa cosa qui che è inguardata qua, ottimo. E passiamo all'ultimo, a Di Piazzolla. Di Piazzolla che nella fantasia della club mi ricorda Davids. Prima è Davi 1 e Davi 2, tre verdi. Ecco, Alfredo Di Piazzolla è anche lui blu. Questa volta è il doppio ruolo, c'è anche CA, non solo CD. E ha dribbling a 5.919, tiro a 9.618, passaggio a 5.649. Poi contrasto 5.523, blocco 4.646, intercettazione 5.692. Velocità 6.263, potenza 6.731, maestria 5.753. Abilità passiva, maestro dei pronostici a 50%. Mizzica. Tiro del cacciatore ultra rapido, 4,75 d'impeto. Irruzione fisica era la stessa dell'altro di Piazzolla. E poi dribbling di resistenza e passaggio localizzato. Ragazzi, tra l'altro c'è un evento dove si farmano facilmente le tecniche. E adesso, dopo questa play review, andiamo alle estrazioni. Allora ragazzi, come detto, allora io sono un gentleman con i miei iscritti e partiamo dall'estrazione di Francesco. Siamo al secondo step qua con le estrazioni. Vediamo, vuoto. È vuoto, facciamo un piccolo rimpicciolimento della camera. Ok. Allora, andiamo a vendere con Francesco, andiamo a vendere, non so se ha stoppato e poi ci rientra, vabbè, possiamo guardare, tanto non ci mette assai, Francesco è rapido, rapido, rapido. Ok, bravo, a 600 di spazio, Francesco, non più di te di spazio. Un saluto al caro Francesco. Allora, secondo, qua c'è terzo step, ce n'era uno gratuito, secondo e terzo. Questo è il terzo, c'è l'SSR, c'è pure Roberto Calciare, quindi attenzione, 2, 3 SSR, attenzione. Oh, Di Piazzolla subito, oh, bella, terzo step. Oh, questa è, oh, guarda, allora, fermiamoci qua.
Questa è la sublimazione dell'opullo per Cataldo che al caro Francesco col cappello, e lui mi aveva capito a cosa mi riferisco, non ha portato bene un qualcosa di più. Due giocatori dei tre del banner, tre nuovi, pure un portiere. Allora, ragazzi, e Francesco poi si è fermato qui, chiaramente, anche perché li ha trovati tutti, voglio dire, quindi non c'era bisogno di continuare. Ora, per quanto riguarda i miei pool, io vi dico una cosa. Sono andato, ho detto faccio la gratuita, la gratis. Va bene, e poi mi fermo. Però non so perché, non so chi, non so come, ho deciso di fare anche la seconda multipla. Ora, io in previsione del fatto che avessi fatto solo la gratuita, e come sempre le gratuite mie sono vuote, non ho registrato, ma c'ho lo screenshot del mio pool e ve ne porto, ve lo faccio vedere, vi faccio vedere anche com'è andata la mia, i miei due step, sostanzialmente, che poi mi sono fermato là, ma così, ho voglia di pullare perché devo fare il nuovo video, e quindi ho fatto i due step e andiamo a vedere. Allora ragazzi, ed eccolo il mio secondo step, ho trovato Hidalgo! E poi ho trovato lui, devo dire, l'avevo già trovato due volte, questa è la terza volta che lo trovo. Però ho trovato Hidalgo, quindi anche per noi è andato bene, diciamo, questo ritorno ai pool in generale, perché la situazione della mia squadra è ottima, eccezione fatta per il portiere, quindi sto aspettando per un portiere. In realtà vi direte, ma non è pullato per Gino, non è pullato per Casillas. No, non apriamo la pagina portieri, perché poi appena avrò più tempo dedicherò un video a parte, se a fine mese, come probabile, la situazione non cambierà, dedicherò un video a parte. Comunque, felice per aver trovato Hidalgo, per avervi ritrovato, per essere tornato al video, e per questo video di Captain Tsubasa, ragazzi, è tutto. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao ragazzi!